Ciao a tutti. Andiamo a fare tre tipi di dolci furbi utilizzando un solo tipo di impasto e un solo tipo di ripieno. Si preparano in meno di mezz'ora con la tecnica della torta furba. Allora, le torte furbe sono delle torte molto facili da realizzare, alla portata di tutti. Quindi andiamo a fare una prima torta furba che ho chiamato torta furba di Natale. Poi faremo uno zuccotto di Natale e ho pensato anche di fare un tronchetto. Partiamo da un pan di spagna furbo. Che significa? Che lo facciamo largo e basso e la cottura è di circa 15 minuti. Quindi già nella preparazione del pan di spagna guadagniamo tempo e otteniamo un pan di spagna anche molto semplice da tagliare. Per il pan di spagna ci serviranno 4 uova, 150 g di zucchero, 110 g di farina, 30 g di cacao amaro e mezza bustina di lievito per dolci. Iniziamo. Quindi in una ciotola rompiamo le uova. Sbattiamo bene le uova. Aggiungiamo 150 g di zucchero. Mettiamo anche la farina, 110 g. Il cacao amaro, 30 g. E aggiungiamo mezza bustina di lievito per dolci che corrispondono a 2 cucchiaini. Adesso questo impasto lo sistemiamo in questa teglia e lo allarghiamo per bene. È una teglia 35-35. L'allargo per bene con la spatola. Quindi lo inforniamo e lo facciamo cuocere per 15 minuti a 170 gradi col forno ventilato. Mentre il pan di spagna cuoce, prepariamo la crema di farcitura. Ok, queste sono 150 g di torroncino, ok, quello bianco dentro col cioccolato fondente fuori, e lo trito. Faccio pezzetti piccolini. Montiamo la panna, che deve essere ben fredda, ricordatevi sempre quando montate la panna. Aggiungiamo 250 g di mascarpone alla panna montata. Adesso aggiungiamo il torrone. E anche la crema di farcitura è pronta. Passato il tempo, tirate fuori il pan di spagna dal forno e lo lasciate completamente raffreddare. Ok, la crema ce l'avete pronta, so che è questione dei 5-10 minuti. Quindi tiriamo fuori il pan di spagna dalla teglia, togliamo la carta forno, quindi appoggio sopra il pan di spagna un altro foglio di carta forno e giro. Vedete? È un pan di spagna a tutti gli effetti, quindi adesso lo possiamo tagliare. Tagliamo delle forme che ci serve. In questo caso la mia idea è di fare una torta rettangolare, quindi taglio 3 strisce della stessa misura. Cioè, la prima cosa che faccio, gli do un pochettino una leggera rifilata. Appena appena i bordi, così prendo meglio le misure. Quindi facciamo 3 strisce della stessa larghezza. Taglio sempre aiutandomi con il righello. Le 3 strisce uguali. La bagna. Sono circa 80 ml di acqua e 80 ml di rum, però lo potete fare un po' meno alcolico se non vi piace, potete sostituire questa bagna con il latte, potete fare una bagna di acqua zuccherata. Quindi iniziamo. Mettiamo la prima striscia di pan di spagna sul vassoio e con il pennello inzuppiamo, oppure con un cucchiaio se volete. Ho bagnato leggermente il primo strato di pan di spagna, quindi metto la crema nella sac à poche. E vado a farcire con tutti i ciuffetti. Un'altra striscia di pan di spagna sopra. Inzuppiamo.
Ok, mettiamo la terza striscia. Terminiamo con la bagna. Io direi di mettere un po' di panna così proprio. Ok, diamo una livellata alla crema. Vi ricordate quei pezzettini che ho ritagliato intorno al pan di Spagna? E li mettiamo sopra. E adesso decoriamo con ribes, fogliette di agrifoglio. E diamo una spolverata di zucchero a velo. Allora, seconda idea, facciamo lo zucchotto. Ok, quindi ho tagliato il pan di Spagna di prima in strisce e utilizzo questo per foderare questa ciotola. Quindi cosa faccio? Metto le strisce tutte quante all'interno, tagliandole, aggiustandole e facciamo sto lavoro. Ho sistemato tutto il pan di Spagna all'interno della mia ciotola di vetro. La solita bagna a rum, la stessa di prima. Inzuppiamo bene. In questo caso la crema non la mettiamo nella sacca à poche, la stessa quantità che abbiamo fatto prima, ne mettiamo la metà più o meno all'interno dello zucchotto. Metà dentro. E mettiamo uno strato di pan di Spagna anche al centro. Quindi possiamo utilizzare questi pezzettini che erano avanzati di prima. Un'altra po' di bagna. E si copre. E adesso andiamo a coprire con l'ultimo strato. Un'ultima bagnatina. E adesso chiudiamo con la pellicola. Con le mani presso, in modo che diventa tutto bello omogeneo. Lo mettiamo in frigorifero a raffreddare per almeno un paio d'ore. Sono passate le 2 ore, possiamo togliere la pellicola e impiattare il nostro zucchotto. È già bello di suo così. Potremmo dare una spolverata di zucchero a velo e portarlo in tavola, però se vogliamo fare una cosa un pochettino più, insomma, carina, possiamo decorarlo con dei ciuffetti di panna. Facciamo veloce veloce. Pensavo di decorarlo un pochettino sopra e un pochettino intorno, quindi molto velocemente, e faccio tutti i ciuffetti. In questo caso utilizzo una punta a stella. Tutti questi ciuffettini di panna intorno. E li mettiamo anche sopra. Terza versione, tronchetto di Natale. Può mancare a Natale un tronchetto? No, allora lo facciamo con gli stessi ingredienti, con una tecnica leggermente diversa nell'assemblaggio di come abbiamo fatto prima. Quindi togliamo via. Rovesciamo. Togliamo delicatamente la carta forno che era sotto.
praticamente lo metto qui sopra. Facciamo un rotolo, no? Arrotoliamo, quindi bagno con la bagna. Crema al torroncino. E allarghiamola per bene, magari facendo attenzione soprattutto in questa parte qua di non venire troppo vicino ai bordi, perché poi dopo arrotolando c'è il rischio che la facciamo fuoriuscire sul davanti. E adesso arrotoliamo. Chiudiamo per bene. Che già così uno potrebbe essere già un rotolo. Potrebbe già essere un rotolo già ripieno così. Quindi lo fate riposare in frigorifero. Magari lo decorate, non so, con una sporgata di zucchero a velo, con della panna montata, con della cioccolata fusa, con della Nutella, insomma, come più vi piace, ed è già un dolce così. Possiamo riposare un paio d'ore in frigorifero e poi dopo possiamo fare il classico trunchetto di Natale. Dopo il riposo in frigo possiamo togliere la pellicola e tagliare e dar forma al trunchetto, quindi che ci serve un bel piatto da portata. Possiamo arricchire con ribes, porta furba di Natale, zucchotto furbo, tronchetto furbo, pure questo, vai. Tutto questo per dirvi, avete visto com'è facile fare una cosa carina per i giorni delle feste? Basta un pochettino d'organizzazione, con gli stessi ingredienti riusciamo a fare tanti dolci diversi. Sulla base crema, mascarpone e panna, se non volete mettere il torrone e cambiare completamente gusto, potete mettere, che ne so, gocce di cioccolato, canditi, frutta secca, anche qui spazio alla fantasia. Tolleranti al lattosio, la panna che ho utilizzato è una panna vegetale, quindi già va bene. Per il mascarpone c'è il mascarpone senza lattosio. Bagna, ho utilizzato una bagna alcolica, acqua e rum. Potete non fare una bagna alcolica, se ad esempio lo portate in tavola ci sono dei bambini, potete utilizzare del latte. Se non volete utilizzare l'alcol, ma volete comunque mettere uno spirito in più, fate latte e caffè. Spero che questo video possa esservi utile, che vi sia piaciuto. Sicuramente avrete già tantissime idee che mi scriverete sotto nei commenti. Se avete anche altre domande da farmi, insomma, nei prossimi giorni vi rispondo, quindi scriveteli sotto nei commenti. Buona domenica e grazie della compagnia. Un abbraccio a tutti. Ciao!